Finalmente, dopo anni, il Comune sta seriamente prendendo in considerazione l'istanza che viene dalla cittadinanza, cioè che i tavolini, che sono sicuramente un importante asset per il commercio, devono però compenetrarsi anche con le esigenze dei residenti che chiedono regole certe. L'anno del Covid non ci ha aiutato, il Governo centrale sta prorogando l'emergenza anche quando la pandemia non c'è più, quindi a noi l'asset di definire un piano di regole che vada da un lato dare chiarezza ai commercianti che vogliono regole certe, però anche la giustizia per i cittadini che chiedono spazi dove poter godere delle pubbliche aree che oggi oggettivamente sono troppo intasate da una deregulation che il governo sta favorendo ancora nonostante il Covid sia finito. La Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale di Napoli è in riunione questa mattina per affrontare i temi relativi all'armonizzazione e agli altri aspetti tecnici che riguardano i dehors, gli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico che delimitano e arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso in particolare ai pubblici esercizi, un argomento di grande attualità. Sono norme che servono ad armonizzare i dehors e le strutture che stanno su strada con il contesto esterno, che miglioreranno l'arredo urbano e l'armonia stessa anche architettonica della città. Ci vorrà un progetto vero e proprio che delimiti e guardi anche le altre attività commerciali che stanno nelle vicinanze. Infine, sono molto contenta del fatto che possiamo estendere i piani d'ambito a tutta la città, che serve a immaginare uno spazio della città, ridisegnarlo anche in concertazione con gli esercenti, con il contesto anche in questo caso e con le regole che dà sia il Comune che la Sovrintendenza.